Immagina Immagina di ricevere una diagnosi terribile e di avere davanti a te un bambino perfettamente sano. Immagina di dover iniziare i viaggi della speranza. Immagina dover mandare tuo figlio a scuola e sapere che non avrà la giusta assistenza. Immagina. Immagina di dover subire con tuo figlio le estenuanti e frustranti visite fiscali. Perché ce l'ho giorno 9. Immagina di non poter aiutare tuo figlio. Perché sai che per lui non ci sono centri specializzati, quelli previsti dalla legge. Immagina di non dormire la notte. Anche per anni. E di andare avanti e indietro per casa. Immagina di avere un figlio autolesionista che non fa altro che farsi del male tutti i giorni, male a sé e anche agli altri. Immagina cosa si prova a non capire gli stati d'animo. Di non riuscire a comunicare in alcun modo con tuo figlio. Cosa tuo figlio ti vuole comunicare? Immagina di non riuscire a curare tuo figlio soltanto perché lui ha compiuto 18 anni. Immagina di avere di andare un figlio avanti autolesionista di non dormire fa altro che farsi del male tutti i giorni, immagina. Male a sé immagina. E anche agli altri. Di non dormire Immagina la una diagnosi cosa si prova terribile. A non capire gli stati d'animo. Noi non lo immaginiamo. Lo viviamo. I nostri figli sono pronti a far parte della società.